certo, ci siamo visti poco. Tutta la grande, grazie. Ecco qua, vi lasciamo il vostro lavoro nel frattempo. Ecco qui, grande preparazione. Ecco Fioretta, pure ci siamo visti ci prima. Ci siamo visti prima con Enzo Salvi, col mio meraviglioso Enzo Salvi. Ecco come... Sono con una meravigliosa... Grandissima Emanuela. Buonasera. Lei è una meraviglia e lei è una grande artista, è lei che è straordinaria. Ci vogliamo veramente bene. È vero, ci adoriamo. Ecco, sempre presenti per i grandi eventi, soprattutto di beneficenza, mi ricordo. Questo è quello vero di beneficenza, perciò siamo qua. Mi ricordo anche per contro la violenza sulle donne, contro gli animali, io mi ricordo benissimo di Fioretta. Guarda, il bracciale contro la violenza, vedi? Grandissimo. Però bisogna fare qualcosa, prima di tutto volersi bene fra donne, che è la base di tutto. Le donne si devono voler più bene, guarda questa amicizia. Bene, è un'amicizia che dura da anni. Dura da anni e dà dei frutti meravigliosi quando si lavora insieme, perché giù al pubblico arriva la stima e l'affetto. L'emozione, le vibrazioni hanno fatto sì che insomma cadessero. Ecco qui, sì, vediamo anche qui Fabrizio Frizzi, non lo disturbiamo perché sta in grande preparazione, una grandissima persona, sempre presente anche lui per il benefico, mi ricordo benissimo, ciao Fabrizio. Ecco. Bravissimo. Abbiamo visto oggi in televisione all'Arena. Sei stato bravissimo tu all'Arena, non eri tu? C'ero io, c'è di tu. Grazie, grazie. Ci ha proseguito due parole per questo grande evento del dottor Puccini. Prego, dottor Puccini, prego. Aggiornato. Ah sì, no, io sono, come dire, un tifoso del dottor Puccini, dell'opera che ogni anno si fa di raccolta fondi, perché poi si... Da quello che so si consente di operare bambini cardiopatici, alcuni vivrebbero male, altri morirebbero, e gli si consente di fare in modo che abbiano una vita diversa. Siamo tutti con il dottor Puccini e... Il 12° Gran Gala della Solidarietà. 12ª edizione, perfetto. Buon proseguimento. Grazie di tutto. Ok, ciao.